Ciao carissimi bambini e bambine, sono sempre io la vostra Carmen e sono felicissima di ritrovarvi qui su Senti chi parla per il nostro secondo appuntamento insieme. Spero stiate trascorrendo delle giornate felici e divertenti, anche perché la nostra casa può essere un luogo magico, tutto da scoprire e il limite alle infinite cose da fare è solo la nostra fantasia. Ma mi chiedo, che cos'è poi la fantasia? Io non credo sia un caso che faccia rima con magia, perché, vedete, la fantasia non si spiega, non si racconta. Nella fantasia si crede e basta. E la fantasia si allena giocando, leggendo, osservando e trasformando. Ed è proprio per questo che oggi vi condurrò in un gioco che spero vi aiuti insieme ai vostri genitori a tenere viva e accesa la fiammella della fantasia. Ma prima però è il momento di darci il bentrovati con la nuova incredibile storia di oggi che ci parla della felicità. Ognuno di noi desidera nella vita più di qualunque altra cosa al mondo di essere felice. E bambini, vi confido un segreto. Quando si è piccoli si sa perfettamente che cosa ci rende felici e che cosa no, però poi si cresce, si diventa grandi e ci si dimentica delle cose importanti che si sanno da bambini. Per questo ci vengono in aiuto gli albi illustrati come quello che stiamo per leggere. Così vi lascio in compagnia del venditore di felicità. Il venditore di felicità. Arriva su un vecchio furgoncino scoppiettante, lo si riconosce da lontano per via della campana. Dlin dlin! È il signor Piccione, il venditore di felicità. Ma come? La felicità si vende? Certo, in barattolo piccolo, grande o in confezione famiglia. Ecco, il signor Piccione ha parcheggiato il suo furgoncino e già sale a trovare il primo cliente. La signora Quaglia ne compra un barattolo grande da dividere con tutti gli amici quando vengono a cena. La signora Scricciolo invece ne compra uno piccolo perché non può permettersi quello grande. La signora Cincia Allegra ne compra una confezione da 6 perché ha molti figli. La signora Upupa compra una dozzina di quelli Minion per fare i regali di Natale. Il signor Louis prova a trattare sul prezzo perché lui, felice lo è già, ma vorrebbe un barattolo di scorta. Il signor Piccione però è irremovibile, niente sconti, la felicità non si dà via a metà prezzo. C'è anche chi di felicità non ne vuole, è il caso del signor Storno, che è un artista, o almeno pensa di esserlo, e teme che guasterebbe le sue aspirazioni. Si sa, l'artista deve soffrire. C'è poi chi la vorrebbe ma non la compra per principio. La felicità in barattolo, che enorme sciocchezza! Esclama il signor Faggiano. Più tardi ne ordinerà 2 barattoli su internet. Chi manca? Ah, c'è l'anziana signora Pettirosso che con i pochi soldi che ha ne compra un barattolo minuscolo per i suoi nipoti, ai quali non sa mai che cosa regalare perché poverini hanno già tutto. Finito il suo giro, il signor Piccione rimonta sul suo furgoncino, ma nell'andarsene fa cadere un barattolo a terra e lì lo raccoglie il signor Topo. Il signor Topo corre a casa con il barattolo, lo apre e scopre che è vuoto, proprio come tutti gli altri. Il signor Topo è felicissimo. Un barattolo vuoto! Era proprio quello che voleva! Bella questa storia, vero? Io la adoro e mi chiedo sempre, dopo averla letta, che cosa metterei nel mio barattolo per essere felice? E voi? Con che cosa lo riempireste? Ricordate il gioco di cui vi ho parlato prima? Ecco, questo è il momento di farlo. Allora, andiamo da mamma o da papà e chiediamo di darci un barattolo vuoto, dei fogli di carta e dei colori. Li abbiamo? Benissimo. Apriamo il barattolo. E poi pensiamo intensamente a cosa ci rende davvero, davvero felici. Prendiamoci un po' di tempo, quello che ci vuole. Pensiamoci, pensiamoci, chiediamo anche al nostro cuoricino che cos'è che ci rende felici e quando lo abbiamo,
non dobbiamo fare altro che disegnarlo o scriverlo, perché potrebbe essere anche un nome, sui nostri fogli di carta. E possiamo usare tutti i fogli di carta che ci servono, perché io sono certa che se ci mettiamo a pensare proprio bene bene a cosa ci rende felici, di cose ne troviamo più di una. Ora, quando abbiamo finito, pieghiamo i nostri fogli che sono ormai colorati e li mettiamo nel barattolo. Lo chiudiamo con il suo tappo e su un altro piccolo foglietto che metteremo sul barattolo come un'etichetta scriviamo marmellata della felicità. Possiamo farci aiutare da mamma e papà se non sappiamo ancora scrivere. Ed ecco che per magia un semplicissimo barattolo vuoto è diventato il custode dei nostri pensieri felici. Ne potete fare tanti di questi barattoli, da soli, con i vostri fratelli, con le vostre sorelle, con gli amici del cuore, con i genitori, non c'è limite. A cosa serve questo barattolo? Ogni volta che saremo un po' tristi o pensiamo di non avere più pensieri felici, basterà andare dal nostro barattolo, aprirlo, prendere anche solo un foglietto a caso e leggerlo. Ed ecco che i pensieri felici continueranno e riprenderanno più belli di prima. A proposito di cose belle che si possono creare a casa con la complicità di mamma e papà, ecco cosa hanno realizzato due mamme davvero davvero speciali. Sono due artiste che hanno approfittato di questo lungo tempo trascorso a casa con i loro bambini per unire le loro idee ed inventare una storia e raccontarla in un modo che definirei magico. Ma lascio che siano loro a raccontarci com'è nata la leggenda della luna piena. Allora, questa sperimentazione della lavagna luminosa, del disegno live con la lavagna luminosa, io ce l'avevo da un sacco di tempo e corteggiavo Mariana da tanto tempo. Poi questo è stato un momento favorevole perché abbiamo potuto utilizzare il tempo, insomma, con i nostri figli in maniera stimolante e poi lo abbiamo potuto utilizzare anche per noi, per continuare a crescere creativamente, e quindi ci siamo riuscite. Io spero che questo sia l'inizio di un progetto più ampio, e in realtà approfitto di questo messaggio per fare una dichiarazione aperta a Marianna, ma gliel'ho già detto, però ora glielo dico apertamente, una dichiarazione aperta per l'inizio di questo amore nuovo. Allora, questa è una storia che nasce da una ricerca di fiabe sulla luna. È una leggenda indiana e mi è piaciuta subito perché è semplice e perché c'è la relazione madre-bambino, quindi lupa-lupetto, e l'intervento della luna, la luna piena che si trasforma per aiutare una madre a ritrovare il suo bambino. Quindi è una storia che mi piace molto raccontare. E quando Alessandra mi ha chiesto se avevo in mente qualcosa da abbinare alla possibilità di disegni realizzati con la lavagna, mi è venuta subito in mente questa storia qui. E poi sì, è vero, come qualcuno mi ha detto, ho una predilezione per le storie sui lupi, quindi mi è piaciuto lavorare su questa. Tanto tempo fa, in una calda notte d'estate, nella foresta, tra ruscelli e montagne, in cielo una sottile falce di luna, regina dei cieli notturni, splendeva tra le nuvole. La luna brillava e si beava della pace della notte e della compagnia delle sue amiche stelle, finché non sentì giungere fin lassù un lamento. Era un lupo, ululava senza sosta. I suoi ululati erano forti, lunghi e disperati. Si sentivano in tutta la foresta. Si era posizionato sulla montagna più alta. Dai lamenti del lupo, la luna fu infastidita e chiese:
Ehi, lupo! Perché ululi così forte? Non potresti smettere? È notte e a quest'ora si riposa. Il lupo rispose: non posso, non posso. Ho perso il lupo più piccolo della mia cucciolata e ora che è buio non lo riesco a ritrovare. Sarà spaventato e infreddolito, disse il lupo distrutto dal dolore. La luna allora ebbe un'idea e disse: forse posso aiutarti. Iniziò a soffiare e soffiando forte cominciò a gonfiarsi e si gonfiò fino a diventare una sfera perfetta, luminosissima nel cielo di velluto, così grande e lucente, illuminò dall'alto tutta la foresta. Guarda un po' adesso, lupo, se riesci a ritrovarlo. Il lupo, dall'alto della montagna, poté vedere tutta la vallata, illuminata dalla luce della luna, e riuscì ad avvistare il suo cucciolo, che, perso nella foresta, era finito sull'orlo di un burrone e tremava di freddo e di paura. Il lupo, con un balzo ed una corsa, arrivò dal suo lupacchiotto, lo abbracciò forte e lo prese dalla collottola. Poi si rivolse alla luna, che li guardava dall'alto, e la ringraziò di cuore. Il lupo e il suo cucciolo si addentrarono nella foresta e tornarono nella loro tana, al sicuro, uno accanto all'altra. Madre Natura decise di fare un dono alla generosa luna. Una volta al mese, tutti i mesi dell'anno, sarebbe diventata luminosa e piena. Tutti i cuccioli del mondo si sentono al sicuro quando c'è la luna piena. Così da allora, quando splende in cielo la luna piena, tutti i lupi del mondo ululano felici per ringraziarla di aver aiutato una madre a ritrovare il suo cucciolo. Cosa vi avevo detto? Questo è davvero un racconto incantato. Grazie Alessandra Carbone e Marianna Ezia Di Muro per averci regalato questo video. Sapete, tutti noi con una matita colorata tra le mani e meglio ancora con un pennello possiamo fare magie. Ma come, non ci credete? Proviamo a fare insieme questo gioco che si chiama l'opera d'arte danzante. Tutto ciò che dovremo fare è procurarci un foglio bianco di carta da pacco, bello grande, dello scotch, pennelli, tempere, pennarelli, pastelli, insomma, qualunque cosa con cui si possa disegnare. Poi, facendoci aiutare dai nostri genitori, attacchiamo con lo scotch il foglio ad una parete. Prendiamo tra le nostre mani i colori preferiti, alziamo il volume e sulle note della musica che ora sta per partire iniziamo a danzare in libertà e mentre balliamo lasciamo segni colorati sul foglio di carta appeso alla parete, senza pensarci, senza giudizi. Allora, pronti? Colori tra le mani, partenza, gioia, via!
Benissimo, e adesso piano piano fermiamoci. Siamo un po' stanchi, eh? E allora riprendiamo fiato, guardiamo dritto davanti a noi per un attimo la nostra opera d'arte. Meravigliosa, vero? Io sono certa di sì. Come faccio ad esserne così certa? Semplicemente perché ciò che avete fatto è arte e l'arte non può mai essere brutta. E condividere con noi la vostra opera d'arte danzante, mandandoci le foto e se volete anche un audio che racconti che cosa rappresenta per voi, al numero 351-6776-164. Oppure mandateci una mail a redazione@rkonair.com. Oh, ma chi c'è qui? È venuta a trovarci la nostra ospite misteriosa di oggi. Però prima di presentarvela vorrei che foste voi ad indovinare chi è. Vi do un piccolo indizio. È una donna un po' cattiva, soprattutto con la sua figlia adottiva. Ogni mattina fa un esame di bellezza con uno specchio che però non l'apprezza. Alla fine fu incastrata da una mela avvelenata. Ma sì, certo che avete indovinato. È la regina Grimilde. Buongiorno, mia cara regina. Noi siamo felici che abbia accettato il nostro invito qui ai microfoni di Senti chi parla. Oh, ma il piacere è tutto mio. Sa, io sono il mio argomento preferito, quindi quando si parla di me non posso certo mancare. Sì, certo, immagino. Non so se lei conosce la nostra trasmissione. No, veramente non la conosco. Ecco, appunto, senti chi parla. No, scusate, voi mi avete chiamato a parlare, ecco. No, dicevo, la trasmissione a cui sta partecipando Regina Grimilde si chiama Senti chi parla. Oh, beh, complimenti per la fantasia. Ah, grazie, le piace? No, veramente era solo per essere gentile, non è che mi piaccia un granché. Sì, certo, perché Specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame, è un capolavoro d'inventiva. Vabbè, ma che c'entra, non volevo mica offendere. Quella è una formula magica per interpretare lo... Poi perché dovrei tanto giustificarmi con lei, signorina? Ma per il semplice fatto che lei è qui a Senti chi parla, noi invitiamo i personaggi, come dire, un po' più scomodi delle favole. Veramente io sto comodissima sulla sedia che mi avete dato. No, scomoda in senso figurato, cioè nel senso che il suo ruolo non è poi così bello, o sbaglio? Allora, mi sembra chiaro che lei, signorina, della favola a cui appartengo, non abbia capito proprio un bel niente, perché senza di me, Bianca cosa là? Ah, vuole dire Biancaneve. Appunto, Bianca cosa che ho detto io, non sarebbe nessuno. No, ma lei non può dire così, mi scusi. Allora, ma certo che posso dire quello che voglio, che io dico quello che voglio, perché faccia attenzione, mi segua un attimino se ne è capace. Se io non ci fossi stata, non avessi dato il filo da torcere che ho dato a quella cosina lì, sempre, stiamo parlando sempre di Biancaneve, giusto? Certo, non è necessario stare lì sempre a puntualizzare il nome di questa cosina qua. Comunque, abbiamo capito di chi si parla. Insomma, dicevo, se io non avessi avuto il ruolo importante che ho avuto, quella cosina lì sarebbe stata solo un'anonima ragazza come le altre che a quest'ora era ancora nel bosco a raccogliere violette, fragoline per fare le crostate. Invece, grazie a me, ora è felicemente sposata con un principe, gira il mondo in lungo e largo e non c'è persona sulla faccia della terra che non sappia chi è e non conosca la sua storia. Quindi possiamo affermare senza ombra di dubbio che la vera protagonista di questa storia sono io, la regina Grimilde. Ma veramente... Sa che io la devo ringraziare perché non avevo mai considerato la storia da questo punto di vista. Ah, ma se figuri, io metto la mia intelligenza a favore dell'umanità. Ma allora lei, in realtà, è una donna buona. Allora. Perché affermare queste assurdità? Adesso arriviamo subito a queste conclusioni affrettate. Allora, lo vede che non capisce proprio niente? Ma mi scusi, lei ha detto... Grazie al suo aiuto, Biancaneve ha ottenuto una vita felice. Certo, è quello che ho detto, è quello come è proprio come è andata, però era un effetto collaterale che non avevo programmato. Io volevo solo essere la donna più bella del reame senza mucciose tra i piedi. Ah, e c'è riuscita?
In un certo senso, in qual modo, più o meno, un po' di qua, un po' di là. Allora è facile, mi scusi. La domanda è questa. Lei, quando interpella lo specchio le dice che è la più bella del reame? Ah, ma quanto è antica lei, ancora con lo specchio! Lo specchio è passato di moda, non è grazie allo specchio che uno capisce se è la più bella del reame oppure no. Ah, davvero non si usa più? Ma no, certo, questo può. Siamo in quest'era tecnologica, quindi mi scusi, lei, faccia anche lei come me, ogni mattina io posto il mio selfie fatto esclusivamente con il mio iPhone Apple, lo posto sui miei canali social, poi faccio un tutorial su come preparare una pozione di eterna giovinezza che il pubblico poi sul mio canale YouTube e aspetto che mi arrivano i like. Quanti più like ho, tanto più bella del reame sono. Ah, quindi mi sta dicendo che lei negli anni, nel corso dei secoli, è diventata un influencer. Allora. Non abbiamo capito ancora niente. Io non sono un influencer, io sono la prima influencer della storia. Le dico solo che senza di me la Ferragni non sarebbe nessuno, non avrebbe nemmeno conosciuto Fedez. Ah, ecco, allora adesso, cari bambini e bambine, finalmente sappiamo chi incolpare. Ma allora. Però purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato e io devo congedare la nostra ospite meravigliosa di oggi, la nostra cara regina Grimilde, e la ringrazio per le importanti rivelazioni che ci ha concesso. Ah, quando volete parlare di me, io vengo anche qui a questo programma, come si chiama? Senti chi parla, ecco appunto, senti chi parla. Vengo e di che parlo. Mi raccomando, seguitemi sui tutti i miei canali social. Certo, cara regina, non mancheremo, sarà la prima cosa che faremo anche noi ogni mattina, seguirla sui suoi canali social. Mamma mia, avete visto bambini, quante cose nuove si imparano qui a Senti chi parla. Ma anche questa puntata sta per terminare e credo che non ci sia modo migliore per salutarsi se non con i versi scritti e recitati da Michelle. Michelle è una bambina molto speciale che fa parte della grande famiglia di teatri diversi, famiglia a cui ho la gioia di appartenere anch'io. Prima però vi ricordo i nostri contatti. Se volete scriverci una email, fatelo a redazione@rkonair.com oppure mandateci un messaggio WhatsApp al numero 351-6776-164. Un grande abbraccio dalla vostra Carmen con Senti chi parla, che vi aspetta domenica prossima alle 11:30, sempre su Radio Kismet Opera. Vi lascio con la voce di Michelle. Ciao! Primavera di ghiaccio. Se vuoi sentir cantar la primavera, guardala, di te va fiera. Noi sentiamo ora, anche se da lontano, gli uccellini che cantano invano. Perché nessuno li ascolterà mai in questo periodo più forte che mai. Sono tutti sempre impegnati a pensare ad altro in un mondo di guai. Ma la vita ci stende sempre un abbraccio, anche se a volte è pieno di ghiaccio.